Allora, ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi qui dopo veramente un secolo che non mi faccio vedere. Mi mancate, devo essere sincera, perché comunque il mio angolino con voi, il mio parlare con voi mi è mancato tantissimo. Però non sono proprio riuscita più a filmare dei video, perlomeno non dei video dove potevamo magari interagire. Vi ho fatto qualche tutorial, vi ho fatto vedere qualche materiale che mi era arrivato e spero vi sia piaciuto. E sono qui perché voglio innanzitutto farvi un augurio speciale per queste feste, quindi sono sicura che non riuscirò a filmare nessun video prima di Natale, quindi questo vorrebbe essere per voi un augurio, cioè vuole essere da parte mia per voi un augurio di buon Natale e di un messaggio che voglio darvi. Mi raccomando, secondo me è importantissimo, è fondamentale, ma io credo che ogni donna lo sa. Di dedicarsi un po' a se stesse, non in modo eclatante, uscendo, facendo chissà che cosa, ma dandosi un po' di tempo, con un lavoretto, una creazione, un momento proprio per se stessa, perché è quello che ci dà tanta energia a rinchiuderci nel nostro mondo, nella nostra fantasia, nella nostra magia. E chi ama creare sa benissimo che è qualcosa che ci dà moltissimo, quindi perseveriamo su questa cosa, cioè è fondamentale. E dopo di questo vorrei dirvi che ho in progetto tantissime cose per voi e soprattutto vorrei ringraziare tantissimo tutte le ragazze che si sono iscritte, ragazze e ragazzi, perché ultimamente siamo diventati molti, molti di più e io sono veramente contentissima e mi sento anche un po' in colpa perché sinceramente vorrei darvi molto molto di più, però non faccio promesse perché se poi non le mantengo sono promesse insomma che non voglio fare, voglio esserci e cercare di darvi qualche idea in più, qualche tutorial in più, parlarvi dei materiali, anzi molti di voi mi scrivono e mi chiedono magari di alcuni materiali o di alcune tecniche. Spesso rispondo tramite email o tramite messaggio, ma se ci sono dei video o dei materiali appunto che voi volete vedere in video, se posso aiutarvi, raggruppo un po' di cose e poi vi accontento. Io sto maneggiando questa colla da un po', sto facendo i lavoretti, sto facendo i lavoretti per il Natale, sto pensando a tutte le persone a me care, a me vicine. Mi piace sempre fare i biglietti fatti da me, ovviamente, anche se ci vuole parecchio tempo, e vi faccio vedere poco poco perché sono regali biglietti che farò per le persone care, quindi non voglio mostrarvi troppo. Però sto creando diverse cosine con cose semplici, con diciamo cosine semplici ma d'effetto. E quindi adesso sto continuando adesso con questa carta, farò un altro bigliettino e fino a questo pomeriggio sarò qua a creare. E voi che cosa state organizzando? Voi avete già fatto dei bigliettini? Se sì, perché non me li fate vedere? Allora io vi rimando a prestissimo, vorrei farvi dei progetti di scrapbooking che siano funzionali per poter creare magari anche altre cose, perché è un progettino fino a se stesso. Ultimamente non li voglio fare perché credo siano troppo appunto fini a se stessi. Vorrei cercare di darvi magari qualche dritta per imparare delle tecniche, per imparare a costruirvi da sole magari degli elementi di decoro. Spero davvero di riuscirci perché ho in mente tantissime cose ma non ho veramente il tempo materiale. E poi fra pochissimo, spero vada veramente in porto, ma insomma manca poco, ho un progetto che sto finendo diciamo di portare a termine e spero davvero tantissimo di darvi questa notizia che per me è veramente bella, è un qualcosa che mi rende molto orgogliosa di me stessa, devo essere sincera, perché è una cosa che io adoro fare molto tra le cose creative. E quindi se va in porto, e spero che vada in porto presto questo progetto, vi faccio sapere di cosa si tratta. Allora, intanto vi do un bacione, vi auguro un buon Natale e delle feste con tutte le persone che amate e ci vediamo prestissimo, ve lo prometto. Ciao ragazze, un bacione dalla vostra mia. Ciao!